Un saluto a tutti anche oggi, come sempre, benvenuti o bentornati sul canale Homo Tenaci Anime. Giornata che non era prevista di registrazione, ma purtroppo è arrivata una notizia, in realtà l'ho avuta io come l'hanno avuto un sacco di persone, gli addetti al settore ancora prima di noi, gli appassionati, e questa notizia ha fatto sì che io non potessi esimermi dal fare un video. Non è un clickbait quello che avete visto nel titolo, giusto per essere molto chiari, ma è purtroppo, e ribadisco, anzi lo ribadirò più volte nell'arco di questa puntata, purtroppo la news del giorno, ed è il fatto che a brevissimo, se non erro, ho qua ovviamente dati da cartelletta per essere un po' più preciso, dal 15 di marzo passerà quella che è l'inizio della prima riforma per quanto riguarda tasse, IVA e dazi doganali in Europa. Torniamo indietro di un passaggio. L'articolo, che ripeto, vi lascio il link qua sotto poi nella description box, comincia con l'acquisto di beni, soprattutto elettronica, dagli store online asiatici, tipica frase ovviamente europeista, è sicuramente molto allettante, eccetera, eccetera, eccetera. La situazione sta per cambiare e non riguarderà solo le spedizioni dalla Cina e dall'Asia in generale, ma da qualsiasi nazione fuori dall'Unione Europea, come anche il Regno Unito. Ci sono due cambiamenti fondamentali che avranno luogo nei prossimi mesi. Il primo, quello per cui appunto vi sto facendo questo video, che in realtà non è allarmato. È rassegnato, qui non si può fare niente, è già stato tutto deciso, quindi il potere decisionale dell'utente è pari a zero. È che dal 15 marzo riguarda l'introduzione di un nuovo sistema di sdoganamento, l'ICS2, l'Import Control System 2, sistema centralizzato europeo completamente digitale. Ben venga l'informatizzazione, se non fosse a ciò che porta. Grazie a questo strumento si avrà maggiore uniformità fra gli spedizionieri e maggior controllo su cosa transita verso o attraverso l'Unione Europea, parentesi, alla quale si aggiungono Svizzera e Norvegia, quindi scordiamoci eventuali post pseudo bagarini, faccio pingare in Svizzera quello che è il mio pacco e poi lo ritiro. Purtroppo non se ne esce. Il sistema sarà messo in piedi gradualmente, riguarderà le merci con spedizione aeree espresse per completarsi definitivamente nel lontano 2024. Ma lì avremo già pianto fiumi e fiumi di lacrime con ogni tipo di trasporto. A nostro parere, uno dei punti cardine, prosegue l'articolo, di questo nuovo sistema è la necessità della descrizione, attenzione, in modo più completo possibile, il bene incluso nella spedizione. Ad oggi, al netto di qualche controllo a campione, molti prodotti venivano spediti come sample, parts o gift ormai. Il famoso omaggio regalo è famosissimo, sdoganato in tutti i sensi. Ebbene, nessuna di queste soluzioni andrà più bene, in quanto dovrà essere esplicitata la descrizione dei prodotti inclusi assieme a un codice HS, un codice a questo punto univoco che indica il tutto in mondo, la categoria del prodotto. Ma qui arriviamo alle note dolenti, signore, quelle per le quali veramente io perderò probabilmente il sonno e l'appetito nei prossimi giorni. L'altra novità è che fino a giugno 2021, scusate, che a fine giugno 2021 sarà abolito il VAT de minimis, VAT come IVA, imposta sul valore aggiunto, ossia quella deroga, che permetteva ai prodotti del valore inferiore a 22 euro, cifra che tanto tutti quanti noi conosciamo, di transitare verso l'Europa senza bisogno di dichiarazione doganale, al netto quindi di controlli a campione. Con rimozione di questa regola, qualsiasi bene di qualsiasi valore, 50 centesimi, 1 euro, 2 euro, 5 euro saranno tassati, 8 euro saranno tassati, 12 euro saranno tassati. Ripeto, al netto di eventuali controlli ci sarà la rimozione di questa regola per qualsiasi bene di qualsiasi valore, che dovrà avere una sua dichiarazione doganale e venire tassata sull'importo. Prosegue l'articolo. Fino ad oggi questo limite aveva permesso a qualche furbo e-commerce, così dicono. Secondo me l'articolo qua è assolutamente sbagliato. Di furbi sicuramente ce ne sono, ma per alcune ragioni poi andiamo ad analizzare assieme, di aggirare le limitazioni, spedire beni di valore superiore semplicemente dichiarando un valore inferiore ai 22 euro. In ogni caso, al contrario di quanto detto qualche giorno fa nella prima versione di questo articolo, i prodotti sotto i 150 euro di valore non incorrono nella riscossione dei dazi. Al momento però, e anche qua lo ripeto nuovamente, non si sa cosa sarà dei costi di sdoganamento dei vari corrieri. Questa è l'IVA comunitaria.
andremo a pagare l'IVA anche su valori inferiori al VAT de minimis di 22 euro. Non è che i corrieri domani diventano più buoni e non fanno più pagare niente. Ci saranno anche i costi di sdoganamento, non che ci sono tuttora. Non sappiamo se anch'essi verranno aumentati. Diminuiti. Colpo di tosse sul diminuiti. Figuratevi. Oppure variati in qualche maniera. Il sistema centralizzato potrebbe in teoria permettere all'acquirente di pagare subito al momento l'acquisto dell'IVA, velocizzando lo sdoganamento. Ora, dunque, facciamo un ragionamento molto 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 veloce. Lasciamo stare quello che è il mio mondo, il nostro mondo dell'action figure o di altri oggetti. Finora abbiamo visto che pagare l'IVA è bada bene. Io non ho intenzione di dire che era meglio prima, era meglio quando si stava peggio, torniamo all'epoca del bronzo con il baratto, non è questo. Ma ho come l'impressione che applicare in maniera indiscriminata un'IVA del 22% al momento è per noi in Italia su ogni oggetto extraeuropeo che arriva di noi, verso di noi, sia una grandissima assurdità. Se io ho oggetti di un certo valore posso capire il fatto che io debba pagare il corrisposto. Ma se io sto comprando da un piccolo negoziante, un piccolo esercente, guarda caso il nostro mondo neon giapponese, questa bellissima ochoko, la tazzina con i cerchi blu concentrici tipica per bere il sake, il nihonshu, tazzina in porcellana sicuramente molto bella di un artigiano locale, questa tazzina non viene a costare ovviamente 22 euro, verrà a costare una decina di euro, 15 euro. Io finora la potevo tranquillamente comprare perché, essendo conscio del suo prezzo, del suo valore, del tempo fatto per costruirla, potevo permettermi di averla a casa mia facendo un acquisto internazionale, pagando le giuste, ovvie, insomma, le spese di spedizione e poi avendolo, essendo, ripeto, un prezzo con il VAT de minimis inferiore al 22 euro, di poterla avere un prezzo accettabile. Ora questa soglia non esiste più, quindi questa tazzina, questa ochoko, verrà comprata, verrà spedita, verrà fermata comunque in dogana, alla quale verranno applicati i 22% di IVA sul singolo oggetto, al quale ricordiamo che mancano ancora i costi di sdoganamento, che al momento dipende dai corrieri, oscillano, basculano fra i 7,5 euro di SDA fino a cifre molto più elevate di corrieri espressi privati, tipo ad esempio la TNT o la FedEx. Quindi se io prima potevo muovere il commercio andando a fare questo acquisto, ecco, ora probabilmente su un prezzo di 20 euro aggiungiamo il 22%, 4,40 euro più 7,5 di sdoganamento, insomma, ha ancora senso comprare questa ochoko? Ha ancora senso comprare una tazzina che probabilmente non nella sua integrità, nel senso costruita dallo stesso artigiano, ma fatta in una copia simile, forse anche bella mirabile, viene a un prezzo decisamente inferiore perché fatta su larga scala? Io penso che, nuovamente lo ripeto, non posso fare, non è una campagna contro, quindi non possiamo fare niente, tutto è stato già deciso, vi lascio l'articolo, il link in descrizione qua sotto per andarlo a leggere. Forse, e dico forse, sarebbe stato intelligente applicare un'IVA a scaglioni. Non posso avere un oggetto che entra da 1000 euro e pago 22% di IVA e avere un oggetto che costa 20 euro, 5 euro e pagare comunque l'IVA lo stesso al 22% su una cifra così bassa. Questo è disincentivare il commercio internazionale. Guarda caso la legge, comunque, ripeto nuovamente, è europea per tutto ciò che gravita attorno a quello che è il concetto di Europa. Ora, nuovamente, lo vogliamo fare per evitare delle concorrenze più o meno leali, sleali in questo caso, da negozi online di dubbia fama? Ci può stare tutto nella vita, ma nuovamente non pensate che andiamo a intaccare anche il piccolo negoziante che, ripeto, probabilmente non venderà più oggetti a questo tipo o dovrà smenarci, perché io come acquirente devo andare a pagare il 22% di IVA su qualcosa il cui valore non è così elevato. Allora fammi uno scaglione, fammi che entro i 10 euro pago il 5% di IVA, ha più senso. Fammi che entro i 20 euro pago il 15% di IVA e poi lasciamolo pure normale, va benissimo il VAT de minimis, il 22% da 20 euro in su. Ma ripeto, 22% di IVA su un oggetto del valore veramente micragnoso mi sembra quantomeno una fesseria bella e buona. In aggiunta, non dobbiamo dimenticare che esiste ancora il dazio, il quale c'è scritto che andrà a gravare
sulle spese in teoria da 150 euro in su. Ergo, noi compriamo sempre oggetti per 150 euro, ovviamente come adesso andiamo a pagare quella che è l'IVA al 22%, ma non su 150 euro. Il dazio si applica prima, quindi 150 più 5 euro, 6 euro, 7 euro e mezzo di dazio, 157, l'IVA si calcola anche sul dazio, quindi il 22% di 157 più ancora i diritti di sdoganamento. Ora, non crediate che a questo punto non si avveri un futuro alla Blade Runner, non pensiate che se andiamo avanti in questo modo non avremo le mega corporazioni, Amazon in primis, e non che io ce l'abbia con Amazon, attenzione, sto dicendo che avremo probabilmente aziende talmente grosse, talmente gargantuesche, che non dovranno sottostare al sistema, ma saranno loro che detteranno le leggi del sistema. Guarda, già al momento Amazon Japan risolve ella stessa i costi dell'IVA, del dazio, prima ancora di spedirti gli oggetti in Italia. Figuratevi cosa potrà venire fuori adesso. Nuovamente, non vediamola col paraocchi miope solo per i nostri biechi interessi, action figure, collezionismo, vediamola anche per chi sta veramente sudando, per chi ha un'attività dall'altra parte del mondo e fa magari oggetti mirabili, e nuovamente oggi prendiamo la Ochoco per dare un'idea, che probabilmente vedrà, quasi sicuramente, vedrà diminuire i volumi delle vendite, perché sarebbe folle da qualcuno d'oltreoceano andare a pagare il 22% di IVA su un oggetto, cioè pago più di spesa di spedizione, di sdoganamento ed IVA che del valore medesimo dell'oggetto. Quindi finora il 20 euro non dovete vederlo, come dice l'articolo europeo, era per i furbetti, era per evadere, era un prezzo che permetteva di calmierare quelle che erano delle transazioni. In questo caso noi non potremmo più permetterci, o meglio, lo possiamo fare, ma sarebbe quantomeno da squinternati andare a spendere di più per un oggetto che probabilmente trovo di più ampio respiro su altri store, che sono quelli che questa legge vorrebbe combattere, ovviamente producendone migliaia per volta, costano talmente poco che anche a pagarci l'IVA io avrei comunque una fonte di guadagno rispetto a comprare l'originale brandizzato dalla persona che lo fa di mestiere e che ci campa. Io ho detto questo, signori, adesso vado subito a montare il video, non ci saranno effetti speciali, quant'altro, avevo intenzione di fare qualcosa di più corposo, ma in realtà non è questo il mio interesse. Vi chiedo la cortesia, gentilmente, se ritenete questa informativa utile per voi, di dispacciarla su ogni social, quant'altro. Se ci fossero delle inesattezze, non abbiate timore di farmelo sapere, sempre in maniera ovviamente civile e precisa. L'articolo, ripeto, e anche il PDF direttamente preso dal sito europeo, quindi quello che vi sto dicendo è preso dal PDF siglato dalla Comunità Economica Europea, verrà messo direttamente qua sotto, così lo potete consultare. Io vi ringrazio e davanti a questa notizia veramente orripilante vi saluto, vi auguro buona giornata e ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Simone di Homo Tenaci Anime, oggi terribilmente triste per le sue action figure, per la sua Ochoco e in generale per tutto quello che vorremmo comprare dall'estero che tanto ci può interessare. Un saluto a tutti e buona serata. Ciao!